Buongiorno cari amici, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con le nostre trasmissioni in diretta, quelle che dall'inizio di questa emergenza provano a tenervi compagnia in questo tempo difficile e al tempo stesso a tenervi informati su quanto accade nel nostro territorio e più in generale nel nostro paese. Siamo al terzo giorno dall'inizio della cosiddetta fase 2 di questa emergenza legata al diffondersi dell'epidemia da coronavirus nel nostro paese e in tutto il mondo. E i giornali oggi ci raccontano di un'Italia prudente, insomma, che si sta accostando a questa nuova fase seguendo tutte le raccomandazioni del caso. Tant'è vero che battevano le agenzie poc'anzi, insomma, nella prima mattina di oggi, in particolare l'ANSA, ci sono già allo studio provvedimenti per una riapertura anticipata di diverse attività, non ancora ufficiale, ovviamente, non c'è niente di ancora deciso, ma insomma diversi governatori delle regioni italiane spingono in questa direzione e allora il governo sta valutando anche questa ipotesi. Per quanto riguarda il nostro territorio, ovviamente il tema è quello del turismo. Tantissime le attività che desiderano in qualche modo ricominciare a lavorare all'inizio di questa stagione, che è sempre stata quella che portava poi il vero lavoro nel nostro territorio, soprattutto negli ultimi anni, quando la deindustrializzazione ha colpito in maniera massiccia anche il Tiguglio. E dunque staremo a vedere che cosa accadrà. Quel che è certo è che, come abbiamo ribadito nei giorni scorsi, sicuramente una delle situazioni di emergenza più gravi che devono essere affrontate in questo momento, oltre a quella sanitaria, è anche quella economica, che colpisce decine, centinaia di famiglie. Ne parleremo nel corso di questa trasmissione, che vogliamo però iniziare salutando e con gioia un amico che sta bene, finalmente, dopo una battaglia contro il coronavirus che ha visto stringersi attorno a lui tante, tante persone. Allora ci colleghiamo con la Val Fontana Buona e diamo il benvenuto, il buongiorno a Mauro Valbonetti, che è stato un nostro volontario. Buongiorno Mauro. Buongiorno Manuela, ciao a tutti. Sì, buongiorno Emanuela. Attraverso Emanuela diciamo che possiamo dare il saluto un po' a tutti i collaboratori di Telepace che ovviamente stanno seguendo questa trasmissione, tanti quelli che hanno avuto il piacere di collaborare con te quando ci hai dato una mano nel corso di tante Certo. riprese e che sicuramente in questo momento accolgono con gioia la notizia della tua guarigione. Come stai intanto, Mauro? Ma guarda, sto meglio, anzi direi anche bene. Dopo la notizia dei due tamponi negativi consecutivi, un sollievo in più e sto meglio, posso decisamente meglio, procedo bene. Sicuramente anche la tua famiglia avrà tirato un sospiro di sollievo, tu sei padre di due figli. Sì, guarda, Greta che ha 18 anni e Luigi che ha 13 anni, e poi mia moglie, vabbè, però Greta è stata veramente il perno di questa situazione qua. Nel senso che mi ricordo ancora quando mi hanno portato via all'ospedale i primi giorni, ho visto sia le lacrime sue che di Luigi, per cui questa qua è proprio la figura che mi è rimasta più impressa, me la sono sempre portata nel mio cuore e è quella che mi ha dato la forza per affrontare tutta questa malattia qua. Ascolta, raccontaci se vuoi appunto com'è andata, insomma, quando hai avvertito i primi sintomi e come ti sei comportato. Ma guarda, i primi sintomi li ho avuti intorno al 13 di marzo. E sono arrivato a casa la sera e ho iniziato ad avere dei brividi. Ovviamente, come sono i primi sintomi della febbre, è salita la febbre, 38,5, 38, 38,5, addirittura 39. Ovviamente poi lì ho preso un po' di tachipirina, mi è passato, poi il giorno dopo mi è risalita. Per fartela breve, dopo 7 giorni di febbre consecutiva, ho iniziato ad avere i primi sintomi di respirazione, nel senso che respiravo male, comunque avevo un forte mal di testa. A questo punto ho chiamato personale del 112 che sono prontamente intervenuti e hanno visto che la situazione era abbastanza seria, non era critica, ma era seria, e mi hanno subito ricoverato. Ecco, tu sei passato attraverso l'ospedale di Lavagna inizialmente. Esattamente, sono passato 4 giorni all'ospedale, al pronto soccorso di Lavagna, dove devo dire ho trovato del personale eccellente. Guarda, veramente ho trovato persone che mi hanno dato forza loro. Anch'io gli ho dato carta bianca, nel senso che mi sono messo completamente alle loro mani, mi sono proprio. Però sono veramente grato a questo personale qua perché hanno dato veramente il massimo.
E niente, sono stato questi giorni qua, 4 giorni a Lavagna, dove ho fatto questa respirazione qua forzata con questo famoso casco di cui si parla tanto. Non sono mai stato intubato, però devo dire che è stata un'esperienza molto forte anche questa qua del casco. Però l'ho vissuta bene, insomma, sai che devi farlo, lo fai perché lo fai per il tuo bene, è questo qua che ti dà forza. E poi, ripeto, pensavo sempre ai miei figli. E questo qua, anche se avevo questo casco qua fastidioso che si appannava, il mio pensiero fisso era lì ed è stato questo, fisso era ai miei figli e nella preghiera. Ecco, la forza l'ho trovata nei figli e nella preghiera. Ecco, quando hai avuto la certezza, ci torneremo poi ovviamente su questo Mauro, ma quando hai avuto la certezza che si trattasse di coronavirus? Cioè, la diagnosi te l'hanno fatta all'ospedale sostanzialmente? Sì, perché quando poi mi hanno ricoverato a casa ancora, nel contempo hanno fatto anche il tampone. Però il tampone e i risultati arrivano solitamente dopo 2 o 3 giorni e sono arrivato all'ospedale, infatti all'ospedale comunque la diagnosi me l'hanno fatta praticamente subito, hanno visto che hanno fatto anche una lastra, si trattava di una polmonite da coronavirus, per cui la diagnosi l'ho avuta nel giro di 2 giorni, quando ero a Lavagna praticamente. Ecco, poi dopo il passaggio attraverso appunto l'ospedale di Lavagna sei stato ricoverato anche all'ospedale di Sestri Levante. Esattamente, poi mi sono stabilizzato e lì mi hanno trasferito all'ospedale di Sestri Levante. Ovviamente lì ero già in fase di ripresa perché non avevo più febbre, non avevo più tosse, non avevo più sintomi e lì ho intrapreso una terapia antibiotica, antivirale e anche lì sono stato seguito benissimo da tutti, dai medici, infermieri, operatori e tutti quanti. E lì però mi sono ripreso bene, ho iniziato a mangiare perché non mangiavo, avevo anche poco appetito, invece li ho iniziato a mangiare. E devo dire che sono stato 8 giorni lì, poi la respirazione ha continuato sempre a migliorare, sì che poi mi hanno tolto l'ossigeno e da lì poi sono stato dimesso il 4 di aprile. Sei stato dimesso, dunque hai concluso la tua convalescenza, diciamo, a casa fino all'esito dei due Esattamente. tamponi negativi. Esattamente, esattamente a casa e ho rispettato, io sono abbastanza preciso in queste mie cose qua, ho rispettato proprio alla regola quello che mi è stato detto dalla sorveglianza sanitaria dell'ASL 4, ovvero di misurarmi la febbre al mattino, al pomeriggio, la saturazione, tutte queste cose qua, di mangiare un'alimentazione regolare e di non strafare, nel senso che uno deve stare isolato nella sua camera con un bagno adiacente e basta. Ecco, hai E poi dovuto mi sono vivere ripreso bene. dunque, quindi hai dovuto vivere sostanzialmente isolato dalla tua famiglia. Sì, praticamente poi loro praticamente mi preparavano il cibo, me lo portavano in camera, che ne so, a mezzogiorno e mezzo alle 19:30, perché poi sarà 18:30, e ero completamente isolato. Infatti avevo un bagno dedicato, una camera dedicata. Ecco, questa è una cosa che nei racconti che sentiamo, come dire, colpisce sempre moltissimo, no? C'è questo aspetto di questa terribile malattia che è quello dell'isolamento, che tu hai vissuto sia in ospedale a Lavagna, soprattutto mi sembra di intuire, sia tra le mura di casa tua. Come hai vissuto, diciamo, questo sentimento che sicuramente è faticosissimo da affrontare? È faticoso, però non deve aver paura. Non deve aver paura, io non ho mai avuto paura, non lo dico proprio così tranquillamente, perché te l'ho detto, pensavo sempre alla mia famiglia e pregavo. Infatti Teleradio Pace mi ha aiutato molto, perché ho seguito molto la vostra programmazione, la seguo tuttora, però ero isolato in questa camera e guardavo la televisione, non guardavo l'informazione nazionale, perché poi anche lì ti fai, ne senti di tutti i colori, come si suol dire. Per cui preferivo seguire le trasmissioni più, anche che ne so, documentari, più che altro qualche film e ripeto, la vostra emittente. E questo isolamento proprio ti fa capire tante cose, lo ritrovi un po' te stesso, capisci che le cose importanti sono veramente una bella famiglia al tuo fianco e le cose semplici, ecco, tutto l'essenziale, perché poi tutto il resto conta veramente, sì, conta perché ci mancherebbe, però, relativamente. Tu vivevi già un'esperienza di fede prima di questa avventura, chiamiamola così, che ti è capitata? Beh, sì, io diciamo che sono sempre stato un credente, sì, però questa esperienza qua ovviamente mi ha avvicinato ancora di più, ovviamente, specialmente poi ho seguito anche la Santa Pasqua, tutto quanto, e mi ha avvicinato tantissimo. Ecco, questa è
È qualcosa che colpisce sempre moltissimo, no? Abbiamo sentito anche alcuni racconti di altre persone che nell'isolamento e perché no, anche nella paura hanno ritrovato la forza della fede. Anche per te è stato così in qualche modo, insomma, un attraversare, certo, un percorso che ti ha fatto ritrovare quella luce, insomma, della fede. Bravissima, proprio stamattina Santo Padre parlava di luce, di non vivere nelle tenebre ma vivere nella luce, e questo qua ogni giorno vedo questa luce sempre più luminosa, ed è questo qua una cosa bellissima, questo qua deve valere anche nella vita privata e nei rapporti sociali e via dicendo. E i tuoi familiari hanno colto questo aspetto, diciamo, tua moglie e i tuoi figli? Sì, perché mi ha visto più sereno. Mi ha visto più sereno, e praticamente quando uno è sereno, che vede la luce, sta meglio anche in famiglia. Mentre invece magari uno, quando conduce una vita frenetica, che si alza presto al mattino, arriva tardi alla sera, è stanco e tutto, a volte anche in casa c'è qualche tensione in più, no? Certo. Però poi quando c'è l'amore della famiglia si supera tutto. E se c'è questa luce, spero che sia sempre più luminosa, non solo in questo periodo, ma continui, è tutto più bello, ecco. Assolutamente, e sicuramente anche per la tua famiglia sarà stato un grossissimo aiuto questo, no? Immagino che per i tuoi figli, di fronte alla malattia del papà, si siano aperte delle domande grandi. Greta, come dicevi, ha 18 anni, dunque è già quasi una donna, sostanzialmente. Sì. Possiamo dire così. Oddio, io me la ricordo poco più che bambina, adesso che mi fai pensare che ha quasi 18 anni. Sono quelle cose un po' destabilizzanti. Una volta è venuta anche con me a fare qualche ripresa, portavo il piccoletto. Poi purtroppo non sono più venuto, perché da quando lavoro a Genova, te l'ho detto, con gli orari che faccio è quasi impossibile. Però sono sempre stato un periodo della mia vita molto bello. È un dono di Dio anche quello lì, perché mi avete dato la possibilità di realizzare un piccolo sogno che avevo fin da ragazzo, di fare l'operatore, diciamo. Vabbè, Mauro, comunque, cioè, posto ce n'è, voglio dire, adesso i figli crescono. Ah, sì? No? Noi sai che siamo qua, Va bene, la porta è sempre aperta. Assolutamente. Ora, facciamo passare, diciamo, questa fase di emergenza. Facciamo che vediamo come sarà il mondo nuovo, perché evidentemente, come dire, non è un ginocchio rotto questo, no? Che si ingessa e si va avanti. No, mi perdonino gli ortopedici. Esatto, non è nemmeno un raffreddore. Quindi non sappiamo come sarà poi la vita di domani e quali altre emergenze dovremo affrontare. Per cui teniamoci pronti a tutto. Però, eventualmente, insomma, Telepace è sempre qua. Io non posso che ringraziarti, Mauro, per questa straordinaria testimonianza e anche per la libertà che hai avuto di volercela raccontare. Perché probabilmente non è stato così nei giorni più bui, insomma, nei giorni in cui sei stato isolato. Non sempre si ha voglia di raccontare di sé, ecco, è questo che voglio dire. Sì, tant'è vero che io sono anche a livello di social, mi sto riferendo a Facebook, non ho voluto mettere nulla, perché non ho voluto raccontare nulla di questa esperienza qua. Ho solamente messo un post ieri sera, quando finalmente ho saputo che c'era la notizia ufficiale che appunto sono stato giudicato guarito, ovvero i due tamponi consecutivi, anche se adesso c'era un percorso di riabilitazione, però preferivo tenerla per me, era un'esperienza personale, per cui mi sono un po' aperto, diciamo, ieri sera e in questo momento con voi. Quindi questo distanziamento anche dai social in qualche modo ti ha aiutato, come dicevi, a fare un percorso interiore, certo. La preghiera, la famiglia, diciamo, Mauro, non hai mai mollato comunque. Assolutamente. Assolutamente, ho sempre, ma lo dico così, ho sempre creduto in me stesso, in qualsiasi cosa, e per cui quando credi in te stesso penso che sia una forza incredibile che hai dentro, devi tirarla fuori in tutti i modi, non devi mai avere paura. Bene Mauro, allora guarda, ti ringraziamo veramente tanto, in bocca al lupo, buona convalescenza, insomma, grazie. Ormai la convalescenza è finita, i due tamponi negativi ci sono, non strafare. Sì, ora devo, esatto, non devo strafare, piano poi mi avvicinerò al mese di maggio, questo qua è il mese dedicato appunto alla Madonna, per cui la sera c'è sempre l'immancabile rosario con il nostro vescovo. Grazie Mauro, e buona pace. Grazie e buona giornata, Mauro. Altrettanto a voi, buona giornata anche a voi, grazie di tutto. Grazie a te.